Beh, alla vigilia non ci si aspettava di certo una gara facile, un derby, poi c'era un forte riscatto, almeno questo è il tentativo poi ottenuto da parte della Sensation, una gara di continui ritocchi, puntellature che hai dovuto fare perché il ritmo doveva mantenersi alto. Sì, abbiamo a momenti siamo stati superiori, l'abbiamo dimostrato, purtroppo qualche mancanza di attenzione è stata fatale perché ci hanno raggiunto e superato. Loro hanno giocato bene, noi avevamo qualche assenza, qualche ragazzo fuori forma e si è visto, a lungo andare si è visto. Col senno di poi questa gara ti fa pensare che ti manchi il vero punto di forza alla Cufari oppure è stata realmente una gara giocata sul filo dell'ultimo punto? No, la gara è stata molto equilibrata e noi abbiamo sofferto un po' i loro attacchi da posto 4 all'inizio e noi abbiamo cercato di aprire diciamo dal centro, però considerato anche le nostre due assenze titolari, Valentina Vitale e Azzurra, abbiamo un po' sofferto nel cambio dei ruoli delle atlete. Comunque è stata una bellissima gara come un derby, come è previsto sempre un derby. Siamo contenti comunque lo stesso del risultato perché le ragazze hanno giocato fino alla fine con determinazione, hanno dato il cuore appunto fino al tie break. Alla fine la spuntata 16-14 il Gioiosa, ma noi siamo contenti così. Quindi ci fa ben sperare per il campionato a seguire, considerato che comunque i 9 dodicesimi di questa squadra sono under 18, comunque ragazze che stanno crescendo all'interno di questa formazione. Francesca Cufari, oltre che capitano, indiscutibilmente la numero uno in campo, poi iniziare il campionato col sapore di derby e conquistarlo anche questo derby, questo fa presagire un gran bel torneo quest'anno. Sì, allora, quest'anno sarà un campionato sicuramente molto difficile per noi perché abbiamo una squadra completamente nuova, l'allenatore è nuovo, ma stiamo cercando di puntare sulle giovani, sul settore giovanile, quindi sì è vero, io sono comunque una delle più bravine, cercherò però di dare una mano a quelle più piccole cercando di fare la differenza in questo senso, cioè facendole crescere. Sicuramente il derby è stata una partita molto sentita perché già in Coppa Calabria ci siamo ovviamente ritrovate un 3-2 perso alla fine, quindi sì, è una soddisfazione soprattutto perché abbiamo giocato con quasi tutte le giovani in campo che abbiamo, che sono praticamente ragazze dell'Under 16.